Questa discussione sull'andare o non andare a messa in unione con antipapa Francesco si rivela molto utile a tutti i fedeli per rivedere i fondamentali dei sacramenti, anche perché ci stiamo avvicinando al Natale. In questo video vedremo l'origine dei sacramenti, chi ascoltare prima di tutti sui sacramenti e il documento più antico della Chiesa sulla validità dei sacramenti. Ehi, scopriamone alcune. Novembre 2024, Mark Voice. Cosa ha detto Gesù Cristo? I sacramenti non li hanno inventati gli uomini. L'origine di tutti i sacramenti è la volontà di Dio di unirsi agli uomini. I sacramenti li ha creati Dio a questo scopo. Perciò, quando si parla di sacramenti, si parla della volontà di Dio. Infatti, il Vangelo di Marco dice: prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro. E ne bevvero tutti, e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza. I discepoli di Gesù, quella volta, pensavano di essere riuniti per una Pasqua ebraica come tutte le altre nella loro vita. Non si aspettavano quelle parole. Gesù ha cambiato tutto per dare se stesso ai discepoli e a tutti gli uomini. Questa volontà di Gesù è l'origine e lo scopo di tutti i sacramenti: battesimo, confermazione, ordine, matrimonio, perché tutti sono una forma di unione di Dio con gli uomini. Confessione, Eucaristia. Da parte di noi fedeli, queste parole di Gesù non costituiscono semplicemente una possibilità per noi. Non sono una disponibilità facoltativa per noi. Sono invece un comando divino. Dobbiamo prenderne e mangiarne tutti. È una cosa che il fedele deve fare obbligatoriamente e il più spesso possibile. Dopo vi dico il perché. Ciò significa che occorre vivere santamente la settimana per accostarsi degnamente la domenica all'Eucaristia e a tutti gli altri sacramenti. Dunque, la santità di vita e l'unione con Dio sono degli obblighi richiesti da Dio, in quanto Lui per primo vuole unirsi ai fedeli. Inoltre, ecco il perché del più spesso possibile. La vita intima con Dio è il futuro eterno, che perciò deve essere esercitato come possibile in questa vita, ossia con la santità di vita con gli altri, per unirsi a Dio nei sacramenti. Perciò, guai a coloro che con i video e con i commenti ai video separano i fedeli dall'unione con Dio. Queste persone che fanno i separatori, il diaballo, che fanno il diavolo, si illudono che queste loro azioni non avranno effetti nell'aldilà contro di loro. Ascoltare i papi. Allora, i fedeli, chi devono ascoltare sull'argomento sacramenti?
Tizio, Caio, me, tutti hanno un'opinione, ma non tutti hanno ragione. Anche se ripetutamente, insistentemente, ossessivamente dicono di averla. Questo schiamazzo di opinioni porta solo a non dare importanza alla verità. Però tutto diventa più facile quando si ritorna all'origine di tutto. Qual è la guida che Gesù ha dato agli uomini di tutti i tempi? Simone, io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Questa è la soluzione. Gesù ci ha dato da ascoltare il Magistero dei Papi, da Pietro a Benedetto XVI. Perché io, secondo il mio discernimento personale, considero Bergoglio un antipapa. O si ascoltano i papi, ossia i loro documenti, oppure si ascoltano altri. Bye bye. I papi sulla validità dei sacramenti. Allora, cosa hanno detto i papi a noi fedeli che abbiamo il dovere di unirci a Dio attraverso i sacramenti perché Lui vuole unirsi a noi? Cosa ci hanno detto? I papi hanno detto che non sempre i sacramenti sono validi agli occhi di Dio. Infatti, occorrono delle precise condizioni affinché poi Dio operi il miracolo di rendersi presente nei sacramenti. Il documento più antico della Chiesa Cattolica su questo argomento, giunto fino a noi, risale a ben 600 anni fa e ripete qualcosa stabilito ancora più di 1000 anni prima. Bolla Exsultate Deo di Papa Eugenio IV, 22 novembre 1439. Dopo aver spiegato i 7 sacramenti, Papa Eugenio IV dice: tutti questi sacramenti constano di 3 elementi, delle cose che costituiscono la materia, delle parole che sono la forma e della persona del ministro che conferisce il sacramento con l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa. Se manca uno di questi elementi, non si ha il sacramento. La bolla papale è del 1439 e si tratta di un catechismo rivolto al popolo armeno. Infatti parla anche dei 7 sacramenti. Per cui, come detto, questi 3 elementi, queste 3 condizioni di validità dei sacramenti, fanno riferimento a decisioni stabilite dalla Chiesa almeno 1000 anni prima ancora, ma i cui documenti sono andati perduti. L'affermazione non si ha sacramento significa che nel sacramento non c'è Dio. Perciò il fedele, pur celebrando il rito del sacramento, per esempio pur cibandosi dell'ostia, non si è unito a Dio perché Dio era assente nel sacramento. Nel caso dell'Eucaristia, il nome del Papa o dell'Antipapa, ripeto, il nome del Papa o dell'Antipapa, non fa parte delle parole del sacramento. Ripeto, non
fa parte delle parole del sacramento. Le parole della consacrazione, quelle che rendono valida l'Eucaristia, quelle che permettono a Gesù di rendersi presente nelle ostie e nel vino, sono: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. E prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Stop. Infatti dopo c'è il mistero della fede. Mistero della fede. Come vedete, il nome del Papa o dell'antipapa non è presente. Perciò, la prima cosa che i fedeli devono cercare per unirsi a Dio è la presenza di Dio nei sacramenti, ossia il rispetto delle condizioni di validità dei sacramenti stabilite dalla Chiesa. È questo il controllo più importante da effettuare prima e durante la celebrazione per obbedire a Gesù circa i suoi sacramenti. Prendete e mangiatene tutti. Dopo il 1439, queste tre condizioni sono state ripetute in altri documenti, come quelli del Concilio di Trento. E ultimamente, nel 1983, dal Codice di Diritto Canonico di Giovanni Paolo II, come ha spiegato anche Padre Faré. Ai canoni 846, 900 e 924, e anche dal Catechismo della Chiesa Cattolica, sempre di Giovanni Paolo II. Ai numeri 1353, 1373-78 e 1411-12. Riepiloghiamo il tutto. Nei primissimi tempi i papi hanno stabilito le tre condizioni. Nel 1439 Papa Eugenio IV le ha ripetute agli armeni. Attualmente Giovanni Paolo II le ha ripetute in questi documenti. Come vedete, ritornano le parole di Gesù Cristo. Su questa pietra, oggi pietre, edificherò la mia chiesa. Oggi, chiunque toglie o aggiunge qualcosa a queste tre condizioni è fuori dalla Chiesa Cattolica Pietro Benedetto XVI. È in un'altra Chiesa cristiana. Per esempio, non ci credo, non sono convinto. Bene, sei fuori dalla Chiesa Cattolica. Secondo me manca un'altra condizione molto importante. Bene, sei fuori dalla Chiesa Cattolica. A me non basta, voglio che me lo dica un papa in faccia. Bene, Giovanni Paolo II lo ha già detto in faccia col suo codice di diritto canonico e col suo catechismo della Chiesa Cattolica. Perciò sei fuori dalla Chiesa Cattolica. Pentiti, confessati e ritorna nella Chiesa Cattolica Pietro Benedetto XVI. Anche perché è dall'interno che bisogna cominciare a dire alla gerarchia, come Giovanni il Battista, non ti era lecito il papato. Bene,
Ricordiamo i passaggi fin qui fatti. I sacramenti li ha creati Gesù Cristo. Gesù Cristo ci ha dato i papi, fino a Benedetto XVI, come guida sicura da ascoltare, anziché Tizio o Caio o me. I papi di Gesù Cristo ci hanno dato le tre condizioni di validità dei sacramenti, che sono la cosa più importante da controllare. Per rispettare il comando di Gesù, prendete e mangiatene tutti. Perciò il nome di uno considerato personalmente antipapa non è un problema per Gesù per rendersi presente nei sacramenti. Amen. Nel secondo video di questa serie vedremo la soluzione al problema personale Bergoglio nelle messe. E vedremo anche una imprecisione di Padre Giorgio Maria Faré dalle conseguenze molto importanti. Intanto andiamo a messa in parrocchia. Ciao!